Nel periodo fra il 1970 e il 1973, la Fiat realizza un programma di investimenti nel sud Italia per circa 250 miliardi di lire. Le nuove iniziative, alcune già attuate, altre in fase di completamento, consentiranno la creazione di circa 18.000 posti di lavoro, a cui è auspicabile che se ne aggiungano altrettanti con la installazione di attività indotte. La localizzazione dei nuovi impianti è stata effettuata operando una progressiva selezione delle aree del sud, secondo le indicazioni della programmazione nazionale e del CIPE. Dal punto di vista settoriale, la Fiat ha inteso sia ampliare la capacità produttiva del settore automobilistico, sia intervenire anche in taluni campi in espansione, come le macchine movimento terra e i carrelli elevatori. Per quanto riguarda le lavorazioni trasferite, si sono scelte quelle in grado di impiegare la maggiore quantità di manodopera, in modo da contribuire a risolvere, almeno in parte, il grave problema della disoccupazione e della sottooccupazione del sud. Si è cercato inoltre di favorire quelle iniziative capaci di far sorgere piccole e medie imprese atte a realizzare le condizioni per il definitivo decollo delle aree interessate. Il programma di investimenti ha previsto la costruzione di nuovi complessi industriali a Termini Imerese, Bari, Lecce, Sulmona, Vasto, Termoli, Nardò e Cassino. A Termini Imerese è già in funzione uno stabilimento per il montaggio della 500. Occupa attualmente oltre 900 addetti. La superficie totale è di 450.000 metri quadri e ha richiesto un investimento di 7 miliardi e mezzo di lire. La capacità di produzione è di 50.000 vetture all'anno. Bari. Nell'estate del 1969, prima dell'avvio delle iniziative Fiat, la popolazione residente a Bari e nel vicino circondario, 20-22 km, era di circa 725.000 abitanti. Gli occupati nell'industria costituivano il 5,7% dei residenti contro la media nazionale dell'11,3%. Gli addetti all'agricoltura il 6,5% rispetto alla media nazionale dell'8,5%. Qui la Fiat ha creato un complesso industriale comprendente le officine SOB, lo stabilimento OM e un centro assistenziale. L'occupazione totale è di circa 2.650 persone. L'area interessata è complessivamente di 760.000 metri quadri, l'investimento complessivo di oltre 35 miliardi. Le officine di Bari SOB producono apparati ad iniezione e freni idraulici da impiegare nelle produzioni autotrattoristiche. Nello stabilimento OM si costruiscono carrelli elevatori elettrici, elettronici e termici destinati al mercato nazionale ed estero. Il centro per il ricevimento e la messa a punto degli autoveicoli è completato da un moderno magazzino ricambi. Lecce. Nel 1969 la popolazione residente a Lecce e negli immediati dintorni era di circa 365.000 abitanti. L'occupazione industriale comprendeva il 3% della popolazione residente contro la media nazionale dell'11,3%. Gli addetti all'agricoltura erano il 14,1% dei residenti contro la media nazionale dell'8,5%.
A Lecce è iniziata l'attività dello stabilimento per la produzione di macchine e movimento terre. L'impianto, che impiegherà a pieno ritmo produttivo circa 2.000 persone, sorge su un'area di 782.000 metri quadri e ha richiesto un investimento superiore ai 37 miliardi. Le lavorazioni comprendono la costruzione della carpenteria pesante relativa ai telai, carrelli e parti in lamiera, il montaggio finale, verniciatura e prove. Sulmona. La popolazione residente in città e in periferia era nel 1969 di circa 80.000 abitanti. L'occupazione industriale comprendeva il 5,6% della popolazione residente rispetto alla media nazionale dell'11,3%. Gli addetti all'agricoltura erano il 16,5% dei residenti rispetto alla media nazionale dell'8,5%. A Sulmona è in attività uno stabilimento per la lavorazione e il montaggio di scatole e tiranteria dello sterzo per autovetture. Lo stabilimento, che occuperà a piena produzione 1.000 persone, sorge su una superficie di circa 200.000 metri quadri. L'investimento è di 10 miliardi e mezzo nella prima fase di realizzazione. Si prevede il ciclo completo di lavorazione, dalla meccanica ai trattamenti termici, alla finitura, al montaggio dei particolari. Vasto, la popolazione residente nel 1969 in città e circondario era di circa 134.000 abitanti. L'occupazione industriale comprendeva il 5,5% della popolazione residente rispetto alla media nazionale dell'11,3%. Gli addetti all'agricoltura erano il 17,5% rispetto alla media nazionale dell'8,5%. A Vasto, i due stabilimenti della consociata Magneti Marelli hanno già iniziata la loro attività. I due stabilimenti che daranno lavoro a impianti ultimati a 2.460 persone sorgono su una superficie di 334.000 metri quadri. L'investimento complessivo è di 31 miliardi. Uno stabilimento produce batterie di avviamento per autoveicoli, l'altro costruisce apparecchi elettrici quali motorini di avviamento per vetture e generatori di corrente per vetture, autocarri e trattori. Termoli. La popolazione residente nel 1969 nella zona della valle del Biferno Termoli era di circa 121.000 persone. L'occupazione industriale comprendeva il 4% della popolazione residente rispetto alla media nazionale dell'11,3%, mentre gli occupati nell'agricoltura erano il 18,5% dei residenti rispetto alla media nazionale dell'8,5%. A Termoli è in allestimento uno stabilimento che produrrà apparati motopropulsori per autovetture di piccola cilindrata. Lo stabilimento di Termoli, che darà lavoro a circa 4.000 persone, sorge su un'area di circa 1.350.000 metri quadri, per un investimento complessivo di oltre 33 miliardi. La sua entrata in funzione è prevista per il 1973. A Nardò sono iniziati i lavori per una pista di prova per prototipi. L'investimento previsto è di circa 7 miliardi. Si prevede che l'opera verrà completata per la metà del 1974. Cassino.
popolazione residente nella zona Cassino-Pontecorvo e altri comuni limitrofi era nel 1969 di circa 190.000 abitanti. Gli occupati nell'industria costituivano il 5,9% del totale dei residenti, di fronte a una media nazionale dell'11,3%. Gli addetti all'agricoltura erano il 12,3% contro l'8,5% dell'Italia nel complesso. A Piedimonte San Germano, comune vicino a Cassino, ha iniziato l'attività uno stabilimento per la produzione di autovetture Fiat 126. Lo stabilimento occuperà circa 4.000 persone e sorge su un'area di oltre 2 milioni di metri quadri. L'investimento è previsto in circa 70 miliardi. La produzione raggiungerà, impianto ultimato, 250.000 vetture all'anno. Vi si effettueranno lavorazioni di preparazione e saldatura dei sottogruppi con assemblaggio e completamento delle scocche, lavorazioni di selleria, montaggio, finizione, verniciatura, collaudo e spedizione vetture. La principale novità dell'impianto consiste nelle linee di montaggio ideate con sistemi diversi da quelli tradizionali. Questo investimento tende a realizzare una nuova organizzazione del lavoro. L'operaio è chiamato a svolgere un maggior numero di mansioni in un tempo più lungo, con conseguente aumento di responsabilità e alleviamento del disagio provocato dal ripetersi di uguali operazioni eccessivamente frazionate. La preparazione dei dipendenti avviene in centri di addestramento professionale esistenti nelle stesse località di insediamento dei nuovi complessi industriali. Il periodo di addestramento ha la durata di 3-4 mesi. Segue un corso di perfezionamento a Torino. Gli operai e gli impiegati sono ospitati in apposite case albergo. Tale corso, regolarmente retribuito, consentirà loro un inserimento definitivo nei nuovi stabilimenti.